è l'inventore delle casse rurali ed artigiane che poi sono diventate le banche di credito cooperativo. Don Carlo De Cardona, in odore di santità, è adesso celebrato con una mostra che nell'ambito della Settimana della Cultura Calabrese è ospitata nel salone che porta proprio il suo nome nella sede rendese della BCC Mediocrati. Non è la prima volta che parliamo di Don Carlo De Cardona, che è il servo di Dio per eccellenza, cioè un sacerdote che ha dato vita ad una serie di attività, e quindi fra queste tante attività che ha svolto ha fatto sì che nascessero pure le casse rurali all'inizio degli anni 900. Don Carlo De Cardona è un vero classista, ma un classista pedagogico, perché si rese conto che i contadini in quegli anni erano davvero gli ultimi della società. Io sono profondamente convinto che Don Carlo De Cardona piacerebbe molto a Papa Francesco, perché Carlo De Cardona amava quella porzione del popolo di Dio, che erano i contadini, che erano gli operai, e li mise insieme formando innanzitutto le leghe, la lega del lavoro, e poi questa idea delle casse rurali, piccoli luoghi dove ognuno poteva portare i propri centesimi, ma quei centesimi diventavano montagne, perché quei centesimi fecero comprare ai contadini degli anni prima del fascismo le terre che i ricchi agrari vendevano. Don Carlo De Cardona è stato dunque un vero pioniere, ancora non conosciuto ed apprezzato come si dovrebbe. È stato straordinario, anche innovatore, oltre che operatore di interventi sociali, sempre sulla dottrina sociale della Chiesa, e ha reso una Chiesa viva, vivace, ma anche intraprendente dal punto di vista del lavoro, degli interessi dei lavoratori più deboli e soprattutto negli interessi di coloro che erano sfruttati allora, e oggi avrebbe tanto da dire anche sullo sfruttamento di oggi.